Cari quadisti, eccoci, secondo turno prove libere del sabato della categoria QX1. Li abbiamo visti girare tutti e comunque vi informiamo che purtroppo durante il primo turno delle prove libere della QX1 Nicola Montalbini è incappato in una caduta anche innocua, esattamente dietro le bandiere quad cross, un saltino in discesa sicuramente non molto impegnativo ma molto rovinato nel momento dell'atterraggio. Non stava assolutamente tirando, quindi non è andato oltre la caduta non è sicuramente stata causata da un voler andare oltre il lecito, ma da ritenersi un normale incidente di gara. Purtroppo il nostro Nicola Nazionale è tuttora all'ospedale e stanno effettuando delle verifiche mediche per quanto riguarda una grossa botta alla spalla, almeno queste sono le indicazioni che ci sono state date. Nell'attesa del rientro del grande Nicola vediamo Giuliano Cozzi con l'altro suo pilota della QX1, Mattia Torreco, vediamo Amerigo Ventura con il numero 6, vediamo Ettore Ventura con il numero 33 e li vediamo belli aggressivi. Vediamo terza moto Andrea Cesari, numero 12, quarta moto 84 Mattia Torreco, poi vediamo col numero 49 Dillon Zimmerman e via via gli altri piloti schierati, e penso che ci faranno vedere qualcosa di interessante per quanto riguarda la chicca tecnica, il salto della casina, una sola chiusura con la Montalbini in un giro del primo turno di libere ha già chiuso il salto della casina senza preoccupazione, l'ha chiuso una volta sola, poi non l'ha più chiuso, ma principalmente perché continuavo a uscire e rientrare per ottenere le migliori regolazioni di assetto possibile, come tra l'altro ci ha fatto notare anche l'intervista con Anthony Sousa Borgia al team in quad. Dopo il primo turno abbiamo visto lavorare sulle varie regolazioni di settaggio del mezzo e adesso vedremo in questo secondo turno se il buon Anthony Sousa Borgia avrà ottenuto il risultato sperato dalla variazione dell'angolo di incidenza effettuata sul suo Yamaha preparato da Inquad con i particolari bracci della sospensione. Signori, da Ferro, da quadisti.it, volevamo chiudere ma qui stanno aprendo i motori e quindi perché no sediamoli in questo primo giro di pista. E come potete vedere i grandi campioni al primo giro di pista vanno via belli tranquilli, quindi ricordatevi che quando un pilota entra in pista e tira subito come un pirla, non è un grande campione, è solo un coglione. Grandi campioni, primo giro d'entrata a pista, belli tranquilli, senza rischi, verificare lo stato della pista, chiaramente poi di ghiaccio le danno, non vanno a due all'ora, ma rischi proprio zero. Il primo giro di pista dell'entrata serve per verificare lo stato della pista ed è buona norma se volete diventare dei grandi campioni, è la prima cosa che va inculcata nella testa del campione. Primo giro di pista si guarda la pista e eventualmente dal secondo giro ci si dà tutto il gas. Signori, facciamo passare questo primo giro, vediamo Tony Sousa Borgia che strano passato. Ecco, vediamo il nostro Ettore Ventura, vediamo passare, se lo vedete, ecco qua Ettore, Amerigo, Mattia Torraco, Andrea Cesari, l'altro pilota del Team Galizzi, compagno di squadra di Matisse, di Dillon. Eccoli che arrivano. E adesso, signore, vi stiamo aspettando sul... Eccolo che arriva. Grande controllo. E da questo giro sicuramente è partito. È startato. Starta. È un po' lunghetto, l'Ettore. Si sta dando le braccia. Pieno controllo. Ettore Ventura.
sul salto della cassina Ettore Ventura. Speriamo che non ci trovi, ma comunque sta allungando sempre di più per vedere se sia possibile farlo. E così girano. Vediamo il passaggio di Dillon Zimmermann, che sinceramente ci sembra essere il pilota che affronta con più aggressività. No, anche Dillon Zimmermann non forza sul salto della casina. E vediamo che invece un Anthony Sousa Borgia che si trova perfettamente con i suoi nuovi settaggi, lo vediamo molto più aggressivo. E signori, dobbiamo dire che Anthony Sousa Borgia sta provando ad arrivare piano piano alla chiusura del salto della casina. Cosa vuol dire piano piano? Vuol dire che fino a un certo punto ti puoi spingere, poi per fare gli ultimi due metri e mezzo non puoi arrivarci piano piano, ma lo devi chiudere. Quindi fino a 2 metri dalla chiusura ci arrivi, poi da qui, e prendi ovviamente una grossa botta, e poi praticamente chiudi gli occhi, apri la vena nel cervello, tieni tutto il gas spalancato e ipotizzi di poter riuscire a chiudere. Comunque Nicola Montalbini li ha chiusi senza veramente alcun problema, almeno una volta questa mattina prima di incappare in un incidente, comunque in un altro salto che nulla aveva a che fare con la perfezione stilistica e la sicurezza con cui ha chiuso il salto della casina. Ecco, vediamo arrivare aggressivo, ma non è di lo Zimmermann, troppi traversi. Vediamo Mattia Torraco, guida un pochettino più pulita. Vediamo Ettore Ventura, grande Amerigo, e vediamo arrivare Toni Sousa Borgia ed arrivare anche Dillon Zimmermann. No, non è Dillon Zimmermann. Eccolo qua il nostro Dillon Zimmermann. Grande, lì non li fa passare tutti. Poi quando è da solo comincia a inalare i tempi, non vuole che nessuno veda dove mette le ruote. Pilota concreto. E Toni Sousa Borgia, signori, Toni Sousa Borgia sta lavorando sul salto della casina. Anche quel pazzo assassino di Andrea Cesari sta lavorando sul salto della casina. E li guarderemo, signori, secondo me prossimo passaggio. Dillon Zimmermann invece sul salto della casina lo vediamo veramente passivo. Ma è un pilota che stupisce. A un certo punto gli scatta qualcosa. Dallo sguardo di Zimmermann sembra che al momento non abbia capito nulla ancora di questo crossodromo. Ma questa probabilmente è la cosa che lo ferma. Vediamo passare Andrea Cesari. Toni Sousa Borgia è molto concreto, vediamo le variazioni, gli hanno permesso una moto veramente sensibile in inserimento con poco sforzo. Al momento il pilota in pista più veloce sembra il pilota del King Galizia. E anche Mattia Torraco sta dando molto gas. È arrivato un po' lungo questa volta. Amerigo Ventura controlla dietro. Passaggio Toni Sousa Borgia, Ettore Ventura e Andrea Cesari a chiusura di Ettore Ventura. Tutti i piloti che cercano di studiarsi, cercano di capire dagli altri quali siano le traiettorie e dare la difficoltà del crossodromo del Galello. E adesso vediamo. Signori, e Amerigo Ventura salto della casina, l'ha quasi chiuso. Non siamo riusciti a vedere Cesari, ma ci sembrerebbe che Cesari l'avesse chiuso. Vediamo. Seguiamo ancora per un giro, perché i tre scannaioli qua, stiamo parlando di Toni Sousa Borgia, Amerigo Ventura e Andrea Cesari, ci siamo persi lì Ettore Ventura, che non sappiamo più dove sia. Eccolo là. No, Ettore Ventura è comunque, non ha mollato niente, ha solo preso del distacco per effettuare le sue traiettorie con tranquillità. Arriviamo
e vediamo se sul salto della casina i tre scannaioli, vediamo che Amerigo ha mollato, ha fatto passare Anthony Sousa Borch, o Anthony si è prepotentemente preso la sua posizione. Signori, Anthony Sousa Borch sta dando veramente manciate di gas, ma manciate di gas. Comincia a chiudere perfettamente tutti i salti. Grande, grande Tony Sousa Borch, grande Andrea Cesari, sempre pulito, sempre aggressivo, perfetto anche Amerigo, grande Amerigo, perché no? Andrea chiuso, ha preso una botta Andrea che fa mal da qualcosa. E vediamo, non ci chiuderà il salto della casina. Vediamo il nostro, no, questa volta si è limitato, ha deciso di non tirare l'attacco finale. E anche Amerigo Ventura non ha attaccato, non ha chiuso il saltone. Andrea Cesari ha qualcosa che non va, probabilmente gli si è sganciata la sella, il CD. Ha preso una botta, speriamo non al ginocchio. Oh signor, ma che stachile, no, una gara, mamma mia, un botto dietro l'altra. Signori dal Fero, per il momento un saluto e un arrivederci alle prossime video interviste dei box.